l'alcol non lo si percepisce subito come è ben equilibrato. Poi abbiamo questo che non lo facciamo più, era un frizzante fatto di spergola. Adesso questo qua l'abbiamo sostituito con il fior d'Aviano, che è uno spumante, sì, Charmatte, okay, extra dry, okay, che l'abbiamo accompagnato la prima d'estate, che è uno spumante Charmatte però brutto. Okay. Quindi qua siamo sotto i 12 grammi di zucchero per litro, okay, e qua siamo sotto i 17 grammi di zucchero per litro, quindi appena appena un pochettino più morbido. Poi abbiamo la vigna al vento, che è il metodo classico, sì, che avete visto, sì, di là. Adesso in vendita abbiamo l'annata 2010, che ha fatto i 3 anni sui lievi. Il senso di dare che conoscete. Sì. Poi abbiamo il Lambrusco di Monterizzo, che è un Lambrusco metodo classico, uno spumante metodo classico, sì, da uva in Lambrusco di Monterizzo, quindi uno spumante rosso, okay, fatto con lo stesso procedimento che utilizziamo per la vigna al vento. Chiaramente la vigna al vento e le uve sono Lambrusco di Monterizzo. Ok, solo Lambrusco di Monterizzo. Okay. Chiaramente la vigna al vento fa 3 anni sui lieviti, questo qua va dagli 8 mesi ai 3 anni, cioè può avere, okay, o molto rapido o più lungo. Okay. Okay. E poi abbiamo il Cabernet Sauvignon, c'è il rosso d'Aviano che è la base, che è quello che fa solo o acciaio o botte grande. Okay. Il Rio delle Viole, che invece è la riserva, che fa i 12 mesi di affinamento in barrica. Ok.